Buonasera amici, siamo tornati, il duo più bello del webs. Questo. Siamo proprio noi e questa sera solo per voi un set di coltelli in omaggio. E iniziamo i Saturni number 3, Trials and Tribulation, perché è number 3, quindi Trial Tribulation. E niente, a breve iniziamo, viva i gay. Pride, love is love, pride, happy pride. Saturday night fever. Saturday night che mi ha Sunday morning. Sunday. Stiamo bene, non sì, ma è Paola. Nessuno dei due è stato rapito. No. O maltrattato per essere qui. Quindi... ma non si sente... non si sente... No, in live no. La musica? Auri, grazie mille del Prime! C'è scritto con Prime. Ah. Grazie mille Auri, benvenuta in live! Benvenuta! Noi stiamo cercando di capire perché non si sente l'audio, però grazie mille. Bacini. Default speaker, aspetta, Sì, sì, mo ci arriviamo. Allora. Allora. Gancio. Così? Allora forse non si sentiva nemmeno l'intro. No. Aspetta, sta tutto sul microfono, vedi? Sì. External mic. Ah, external mic. No. External mic. No, non va bene. No. È che vedi, questa è la musica. Dovrebbe stare qui la musica. Un secondo, risolviamo tutto. Sì, intanto sì, adesso... come state, amici? Buonasera, buonasera. Buonasera. E cuffie. Ecco, ora si sente ma sullo Spotify. Perché ho messo un mixer strano? No, nel senso, ho installato un robot l'altro giorno. È quello che ero mio. Ma non dovevo. Ma ci sentite, no? Credo. Ok, e fa casino il microfono? Ci vedi, va a ritmo di musica il microfono, Mi ha attaccato il microfono? Sì. Nessuno. Si vede? Ma che è quel rumore? Ah, può essere che prende. Strano.
Esattamente. Ecco. Si sente solo la musica, esatto. Perché era stata cosa? Abbassiamo così. E mi alzo il mic. Così come va? Che da quando ho installato qualcosa è successo un macello, non ho capito. Vai. sto fermo. Vabbè, ci abbiamo mettere. Così va bene, ok. Meglio o bene proprio top? Top con la mia apparecchiatura? Non credo, però. Vabbè, tanto. Dicevamo, apriamo il gioco. Mm-hmm. Ci scusiamo per l'inconveniente. Top, allora va bene. Allora perfetto. Trials and Tribulation. Ah. Allora, ci spostiamo. Obiezione. Su... quasi. Ace Attorney, eccoci qua, siamo proprio noi. E... sistemiamo l'audio del gioco, che dovrebbe essere a posto, ma per sicurezza controlliamo. Sì, il resmume è basso. E basta, si va. Nuova partita. Voilà. Stoppiamo qui la musica, così si sente bene il gioco, che alzerò un pochino. No, vediamo come va. Episodio 1, la rivincita. Bene. Capiamo che succede. Dai. Alzo pochino, ditemi come va, eh. Ok. Ah, come ho fatto a cacciarmi in questo guaio? Perché? Perché l'ho fatto? Saltata la corrente. Piano. Ah, questo è Mini Phoenix! Quella ragazza, non dovresti vederla più. Ehi, non sono affari tuoi. Lo dico per il tuo bene. Se continuerai a vederla, ti assicuro che finirà male. Bugiardo! Ascolta, c'è una cosa che dovresti sapere su di lei. Smettila! Non azzardarti a parlare di lei in questo modo! Bish! Salto, t'arrabbia. Non sono stato io nonna! Io non ho fatto niente! Ah, me lo ricordo sto caso. Però farò finta di non saperlo. Perché tanto non lo ricordo benissimo. 5 anni prima, secondo il processo di Mia Fey. Ah. Quindi noi in questo momento siamo Mia. Ah. 11 aprile, ore 9.40. Tribunale distrettuale, sala imputati 3. Mia è tua. Mia. Io finalmente ci siamo, sono un po' nervosa. Oh, signor Grosberg, buongiorno. Oh, mio, cerco di calmarti. Non vorrai farti subito arrestare con l'accusa di comportamento sospetto. Guardi che si sbaglia, sono tranquilla, signor Grosberg, tranquillissima. Grunf. Smetti di strattonarmi. Forse non hai il carattere giusto per fare l'avvocato. Io, mi dispiace, sa, oggi sono un po' nervosa. Oh, è vero. Questo è il tuo grande debutto, vero? Beh, non temere, mia cara. Io, Marvin Grosberg, sono al tuo servizio. In realtà questo è il mio secondo processo. Comunque, la richiesta che mi hai fatto ieri sera mi ha colto un po' di sorpresa. Lasci che sia io a occuparmi del caso, hai detto. E con quale veemenza, oltretutto. Ne sono venuta al corrente solo ieri, del caso, intendo. Cosa? E ne hai già studiato tutti i dettagli? Beh, ecco, vede, certo, che domande. Almeno credo. Oh, povero me. Comunque, ti consiglio di non farti vedere in questo stato dal nostro cliente. Vedi quel giovanotto con il maglione rosa laggiù? È lui il nostro cliente. Ah. Buongiorno a tutti. È che è proprio giovane, quindi... Sì, giusto. 5 anni è giusto, prima. Sì. Buongiorno. Cerca di sorridere, Mia. Ma ecco, volevo solo dire che farò del mio meglio.
Andrà tutto benissimo, nessun problema. Ciù e ciù. Oh, non si sente bene? Ha preso un brutto raffreddore, signor Wright. Mi chiamo Wright. Sa, come i fratelli volanti. Ah, esatto. Io ho preso il raffreddore, sì. Ecco perché indosso questa mascherina. Secondo il mio medico, in questo modo non contagerò nessuno. O almeno spero. È pure un po' svampirino. Bene, signor Wright. Oggi non avrà nulla da temere. Sei davvero innocente, promesso che la salverò. La smetta di strattonarmi, per favore. Sì, quello nervoso dovrebbe essere lui. Io non sono sotto processo. Devi farti coraggio, mia, per il bene del tuo cliente. Il mio nome è Mia Fey. Sono un avvocato ancora inesperto. Il mio primo processo risale un anno fa. Una differenza. Ma mi traumatizzò così tanto che da allora non ho più messo piede in tribunale. Ora visto il giudice. Ora è passato un anno ed eccomi di nuovo qui. Ma questa volta vincerò. Vincerò per il mio cliente e per me stessa. Se mi butto via l'ugola stasera, la butto. Che c'è tanta mia. Mamma mia. 11 aprile, ore 10. Tribunale distrettuale, sala udienza numero 2. Ah, c'è Payne. Oh, io devo fare Payne. La corte si riunisce per sottoporre a giudizio l'imputato Phoenix Wright. La difesa è pronta, vostro onore. L'accusa è pronta, vostro onore. Un po' meno. Secondo me parlava lui. Oggi la difesa è rappresentata dalla signorina Mia Fey. Sì, vostro onore. C'è qualche problema? Credevo che l'avvocato difensore dovesse essere il signor Marvin Grossberg. Sì, beh, ecco, il signor Grossberg ha avuto un contrattempo. Un contrattempo? Ma non è lui quello seduto accanto a lei? Sì, ecco. Lei è molto giovane. È sicura di essere all'altezza della situazione? Non farti intimidire, mia, sfodera uno sguardo deciso. Certo, vostro onore, credo. Bene, signor Payne, la sua dichiarazione d'apertura, per favore. Bene, bene, bene. Non posso credere che un veterano come me sprechi il suo tempo con una dilettante. Non si preoccupi, cara, presto sarà tutto finito. Cara, mi sta prendendo in giro per caso? Bene, vorrei iniziare riassumendo gli eventi del giorno in questione. L'incidente è avvenuto nel campus dell'Università Lupios. La vittima è uno studente di nome Doug Swallow. Era uno studente del quarto anno di farmacologia. Pare che fosse un ragazzo molto in gamba. Senza dubbio. Abbiamo una foto scattata sulla scena del crimine. Alcuni studenti sono arrivati sul posto poco dopo il delitto, trovando il corpo. E l'imputato, vanificando il suo tentativo di fuga, poi hanno chiamato la polizia. Tutto ciò rende l'imputato estremamente sospetto. Molto bene. La corte accetta questa foto come prova. Ok, foto del crimine inserita nel registro processuale. Comunque, da questa foto non si capisce la causa del decesso. Ah, vedi, c'era veramente la corrente. Allora è davvero sagace come dicono, vostro onore. In effetti la causa del decesso è piuttosto insolita. Insolita? Cosa intende dire, signor Payne? Payne. Quello. Ben, perché non lo chiede alla difesa? Una semplice domanda, giusto per rompere il ghiaccio. Lo consideri un gesto di cortesia da parte mia? Un cosa? Devi tenergli testa, mia. Mostrigli di che pasta sei fatta. Ciao Emanuele, qualcuno tolga l'ossigeno a Payne, per favore. Magari. Ciao Emanuele. Ciao Emma, come stai? Oh, un'occasione perfetta. Allora, sai qual è la causa?
caso del decesso, forza rispondi. Buonasera, buonasera a lei. Ti prego, dimmi che sai almeno questo. Mi dispiace, ma non ho fatto in tempo a leggere l'intero dossier. Tutto bene, grazie, Emma. Yes. Oh, le mie emorroidi iniziano a farsi sentire. Adesso devo farlo io, allora. Okay. Apri bene le orecchie. Tutti i dettagli del caso sono archiviati nel registro processuale. Ma questo lo sapevi già, vero? Ah, il registro processuale, sì, per aprirlo devo toccare il pulsante registro. Il registro processuale contiene tutte le armi di cui abbiamo bisogno. Studia attentamente tutte le informazioni che contiene e rifletti prima di rispondere. Certo, signore, lo farò. Devo restare calma, non posso lasciarmi battere da quel procuratore. Il registro processuale, ok, proviamo, basta toccare il pulsante registro. Allora, l'avvocato difensore è in grado di rispondere alla domanda? Qual è la causa del decesso? Folgorazione. Folgorazione. Il registro processuale afferma chiaramente che la vittima è morta folgorata. Folgorata? Com'è possibile? L'assassino ha usato uno sfollagente elettrico superpotente per caso? La risposta alla sua domanda sarà chiarita nel corso del processo, vostro onore. Ma prima dovremmo occuparci di un dettaglio ancora più importante. Quale? Il movente, ovvio. Pare che tra la vittima e l'imputato non corresse buon sangue. Sul serio? In che senso? Ops, quanto mi dispiace. Lei è l'avvocato difensore, quindi dovrebbe saperlo. Lo sfollagente è una parola dell'antiguerra. Sarebbe alquanto scortese da parte mia rubarle la scena. Quella sua arroganza non mi piace affatto. Tipico di Winston Payne, è viscido come una serpe. Non per niente... Ah, non so sempre... Non per niente lo chiamano l'ammazza dilettanti. Bene, la parola alla difesa. Qual era il motivo dell'astio tra la vittima e l'imputato? Questa volta gradirei vedere delle prove. Prove? Ah, non agitarti troppo, mio caro. Come ho detto, tutte le nostre armi sono nel registro processuale. Trova la prova che ti serve e poi sbattila in faccia al vecchio barbuto. Certo, signore, in faccia al vecchio barbuto. Signor Grossberg, la prossima volta trovi un'espressione migliore per la signorina. Mia, il registro processuale non contiene solo le prove, ma anche i profili delle persone. Puoi passare in un attimo dalle prove ai profili, quindi non lasciarti sfuggire nulla. Bene, sentiamo la sua risposta. Qual era il motivo dell'astio tra Phoenix Bright e la vittima? La femmina. Sì. Pippo. Il motivo del loro astio era questa ragazza. Non è Grossberg, ma Pippo. Ah, è vero, cara. L'ho modificata un po', scusate. Yuk, e va Yuk ogni tanto. Daila Aust, quella, giusto? Daila... Hawthorne. Daila Hawthorne. Hawthorne. Ok. Giusto? Sì. Bene. Complimenti, signorina Faye. Finalmente riuscite a imbroccarne una. Questa ragazza è la fidanzata dell'imputato Phoenix Wright, ma fino a 8 mesi fa usciva con la vittima, il signor Swallow, è un po' milanese. Di sicuro ha un ruolo molto importante in questa vicenda. Ah, vedo che il signor Payne non ha perso il vizio. È riuscito a condizionare il giudice prima dell'inizio del nostro controinterrogatorio. Yahoo! Molto bene, signor Payne. Può chiamare il suo primo testimone Topolino, no? Se la corte me lo consente, l'accusa vorrebbe convocare l'imputato Phoenix Bright. Questo è Topolino. Cosa? L'imputato? La difesa è d'accordo? Certo, tanto Bright è innocente, no? La difesa non ha nulla da obiettare. Molto bene.
La corte invita il signor Phoenix Wright a salire sul banco dei testimoni. È un vostro dire. Che pipino, mi sento male a pensare quello che è successo. Dichiari il suo nome e la sua professione, imputato. Sì, mi chiamo Phoenix Wright. La mia professione è, imputato al momento. Questo film mi ricorda Franziska von Karma senza quella impercettibile flessione veneta che la cattiva. Non è tedesco, raga, ve lo giuro. No, no, il procuratore intendeva dire cosa faceva prima di essere arrestato. Vedi com'era Phoenix prima di diventare avvocato. È giù. Studente universitario. Signor Wright, le ricordo che è sospettato dell'omicidio del suo compagno di studi, Doug Sbois. Ma non sono stato io, sono innocente, lo giuro. Vi posso garantire che io... Esorto l'imputato a mangiarsi una valda, a non passare il raffreddore al resto del tribunale. Cos'è una valda? Le pasticche quelle. Una vanga. Una vanga. Pare che il signor Wright abbia qualcosa da dire. Bene, signor Wright, ci parli del suo legame con la vittima. Subito, vostro onore. Io e la vittima. Io sì, mi trovavo lì, ma non sono un assassino, ho solo trovato il suo corpo. Non conoscevo affatto quel tipo, non avevo mai parlato con quel presuntuoso pseudo inglese. Capisco, quindi non conosceva affatto la vittima? Esatto, e non sono un assassino. Mi sembra che il giudice si sia convinto della sua innocenza. Sei ingenuo, troppo ingenuo. Pare che abbia dimenticato un piccolo dettaglio, cara. Che sarebbe? L'imputato deve essere ancora sottoposto al cosiddetto controinterrogatorio. Controinterrogatorio? Ha ragione, spetta alla difesa a condurre il controinterrogatorio. Lo scopo è capire se la deposizione contiene delle contraddizioni. Voce di Francesca von Karma e risata di Scott Bennion. Contraddizioni. Ah, sì, c'era. Ok. Arbol. Se la deposizione contraddice in qualche modo il registro, significa che è falsa. Quindi è un crossover lui stesso. C'è Topolino, c'è Scott. C'è tutto. Ma il signor Wright è il mio cliente. In tribunale tutte le menzogne devono venire a galla, anche quelle dei propri clienti. È un tuo dovere di avvocato, mia cara. Che significa? È possibile che la deposizione di Wright sia davvero... che contenga una contraddizione? Bene, signorina Fay, può procedere con il suo controinterrogatorio. Ti prego, Wright, dimmi che non hai mentito. Non mi faresti mai questo, vero? Phoenix! Io e la vittima. Io sì, mi trovavo lì. Lì intende dire sul luogo in cui la vittima è stata uccisa? Sì, più o meno. Nel luogo in cui è successo qualcosa, perlomeno. Qualcosa? Non può negare l'evidenza. Abbiamo una foto. E giù. Comunque, signor Wright, cosa ci faceva sul luogo del delitto? Se non sbaglio, ha detto che non conosceva affatto la vittima, il signor Swallow. È stata solo una coincidenza. Ci siamo incontrati lì per purissimo caso. Per caso, eh? Ma non sono un assassino, ho solo trovato il suo corpo. Ha trovato il suo corpo, il corpo, e chi ha chiamato la polizia? Mamma mia, andavano a casa, cioè. Purtroppo sono stati altri studenti a chiamarla. Altri studenti? Esattamente, abbiamo dei testimoni. Testimoni che hanno visto l'imputato accanto al corpo in stato di shock. Cosa?
È vero, signor Wright? Mandano Phoenix a casa e fanno il processo in dad. Smetti di starnutire ogni volta che sei in difficoltà. Trovare il corpo è stato un grande shock, questo sì. Ma io... non conoscevo affatto quel tipo. Quindi non sapeva nemmeno come si chiamava, giusto? Giusto. No. In realtà, cioè... Allora risponda, lo conosceva oppure no? Ciao Gigio, buonasera! Ciao Gigio, grazie per difendermi! Come stai? Gli ho fatto vedere la tua risposta al video. Cioè, quello mi ha mandato in direct riguardo al video scorso. Tutto bene, grazie. E giù! Ne ho abbastanza, non può continuare a starnutire per evitare di rispondere. Sapevo come si chiamava. Questo mi è nuova, perché non me l'ha detto prima? So che usciva con Dolly tempo fa. Chi sarebbe questa Dolly? Vabbè, qua. Ah, credo sia la fidanzata dell'imputato, vostro onore, la signorina Dahlia Hawthorne. Ho capito, ah, gli amori giovanili, così dolci e così amari, non è vero? Ma non sapevo altro su di lui. Bimba fiorentina. Maremma buaiola. Che sarebbe la bimba? Sì. Non avevo mai parlato con quel presuntuoso pseudo inglese. No, non ci sono il C. No, la C. Scusate. Stiamo tarando sul toscano. Signor Wright ha appena dichiarato testuali parole. Non conoscevo affatto quel tipo. Codesto tipo, anzi, direbbero. Ciao, Master Game! Ciao, Master Game! Per mio fratello, passano gli anni, cambiano i posti, ma lui è sempre lì pronto per il primo caso. Io non ce la faccio più già con Pena. Proprio così? Perché mai avrei dovuto... Ma c'è qualcosa di strano. Se non lo conosceva affatto, come sostiene, allora come fa a dire che era uno presuntuoso pseudo inglese? E giù! Allora, signor Wright! Ah, no! Non sono stato io, non sono un assassino, giuro! Signor Wright, le lascerò modificare la sua deposizione. Ci spieghi come faceva a sapere che la vittima era un pseudo inglese? Sì, beh... Se ne andava sempre in giro con una grande Union Jack sul retro della maglietta. L'ha vista sul luogo del delitto, la Union Jack, intendo? Sì, certamente. L'ho vista proprio sul luogo del delitto. Ecco perché ho pensato che fosse un amante dell'Inghilterra. È tutto vero, parola d'onore. Giuro che non sono stato io. Parola d'onore? Spero che ne abbia almeno un briciolo di onore. Potrei farle una domanda, signorina Fay? C'entra. Certo, vostro onore, cosa vorrà mai sapere? Chi sarebbe questo Jack Union? Ma dove vive? Un whisky, giudice, un whisky. Ma è anche un giudice, ma io dico. Union Jack è il nome della bandiera del Regno Unito. Oh, capisco. Un po' come la bandiera a stelle strisce, allora. Come al solito, vostro onore, il suo intuito non manca mai di stupirmi. Mi è appena venuta in mente una cosa. Sbaglio, c'è qualcosa di strano in quest'ultima parte della deposizione? Mio, sento puzzo di contraddizione. Signor Crosberg. Presto, dimostra a quel giovanotto che fai sul serio, con una prova ovviamente. Coraggio mia, controlla attentamente il registro. Forse dobbiamo vedere la foto del delitto, far vedere che non c'era la maglietta. Banalmente. Ci siamo, mio caro. Credi di potercela fare da qui in avanti? Posso farcela. Certo. Un anno fa ero in una tribunale come questa. Posso farcela, me la caverò da sola.
Attento a non fare il passo più lungo della gamba, mia. Non si preoccupi, so cosa devo fare. Ricorda che puoi incalzarlo per ottenere informazioni. Ah, yeah, e un'ultima cosa. Quando credi di aver trovato una contraddizione, mostra subito una prova schiacciante. Ok, mia, proviamo a riascoltare l'intera posizione, lo strumentopolo. Esatto. Allora, trovavo lì. Ok. Vabbè. Allora, non ho mai parlato con quel presunto pseudo inglese. Se ne andava sempre in giro con una grande un oggetto di la maglietta. E qui lui aveva detto che c'era nel giorno del delitto, vero? No, se ne andava sempre in giro. Quindi... No, però quando l'abbiamo incalzato. L'ha vista sul luogo del delitto la Union Jack, intendo? Sì, sì, certamente, l'ho vista proprio sul luogo del delitto. Ecco perché ho pensato che fosse un amante dell'Inghilterra. È tutto vero, parola d'onore. Giuro che non sono stato io. Vabbè. Parola d'onore. Che sarebbe Jack Union. Oh, capisco. Però non è in mente una cosa. Sbaglio, c'è. Esatto. Sì, ce la facciamo. Ah, salviamo, l'abbiamo ancora salvato all'inizio sì, del dai. Gioco. Molto bene. Ok, vediamo un attimo. Ah, non c'è nessuno, non c'è. Proviamo? Sì, che sì. Sennò che ci abbiamo? È il dispositivo. no, proviamo. Obiezione! È davvero sicuro di aver visto la Union Jack? Sì, ne sono sicuro. Ce l'aveva proprio sul retro della maglietta. Dove vuole arrivare, signorina Fay? Guardi bene la foto della scena del crimine, vostro onore. Come può vedere, non c'è assolutamente nulla sulla schiena della vittima. Era nudo, attenzione. Ehi, un momento! Indossa una giacca di pelle. La Union Jack era sul retro della sua maglietta. Mi pareva che lei avesse trovato casualmente il corpo della vittima. In tal caso, come faceva a saperlo? Come faceva a sapere cosa indossava sotto quella giacca di pelle? Oh. Una giacca. Signor Bright, lei sta mentendo. Mi perdoni, ma... Come perle? Mia, hai fatto piangere il nostro cliente. Non si fa. Che pianga pure, forse quella P sul suo maglione ti invidia proprio piagnucolone. Ma mia, ma che combini? Adesso va. E io che mi sono fidata di lui, che stupida. Davvero niente male come controinterrogatorio. La ringrazio per aver smascherato le menzogne dell'imputato al posto mio. È evidente che il signor Wright non si trovava per caso sul luogo del delitto. Oh, forse ho esagerato. Comunque, signor Wright, il suo raffreddore sembra molto serio. Sta prendendo qualche farmaco? Io... Sì, ho preso qualcosa, ma... Per caso ho utilizzato un farmaco a basso costo chiamato ammazza raffreddore? Sì, esatto! Lo ammazza che è un piacere! Ehi, un momento! Come fa a sapere che sono un grande fan dell'ammazza raffreddore? Per caso l'ho qui con sé in questo momento? Beh, temo di averlo perso da qualche parte... L'ha perso? Ma questo cosa c'entra col nostro caso, comunque? Calla. Signor Wright, vuole sapere dove si trova il suo farmaco contro il raffreddore? Oh. Vostro onore, la invito a osservare ancora una volta la foto sulla scena del crimine. Giudice?
Cosa? La vittima ha in mano un flacone di ammazza raffreddori. Non è vero. Beh, anch'io ho un flacone di ammazza raffreddori a casa mia. Mi dispiace per lei, ma temo che non abbia alcuna importanza. Possiamo risalire con certezza al proprietario di questo flacone, dal momento che presenta le impronte originali del signor Wright. Cosa? Intuendo le sue intenzioni omicide, la vittima deve aver raccolto il flacone, lasciato a terra dal signor Wright, nascondendolo nella sua mano. In questo modo avrebbe potuto incastrare Phoenix come suo assassino. Silenzio, silenzio in aula! Vostro onore, vorrei presentare questa foto con il flacone come prova. Molto bene, che siano subito messe agli atti del processo. Ok. Bella fresca. Scende proprio una bellezza. Inoltre l'orologio da polso della vittima è rotto. Rotto? Sì, ha smesso di funzionare quando è stato attraversato da un'intensa scarica elettrica. Ebbene, signor Wright, avrebbe una spiegazione per tutto questo? Oh, fettine panate. Si mette male. Oh, che sofferenza. Le mie povere, povere emorroidi. Perché sta in piedi? Deposizione del testimone. Faccio la voce. Ah, ok. Fuori campo. Sì. A dire il vero, mi aveva chiamato lui. Era al dipartimento di farmacologia. Quindi ci siamo trovati lì alle 14:45. Abbiamo parlato un po', poi ci siamo separati intorno alle 15. In seguito, quando sono tornato indietro, l'ho trovato lì per terra. Prendevo l'ammazza raffreddore da 2 o 3 giorni, ma ho perso il fragone proprio quel giorno, intorno all'ora di pranzo. Glielo le varietà, semplicemente. Signor Wright, questa deposizione è completamente diversa dalla precedente. E ciù! Ma mi scusi, vostro onore, temevo che non mi avrebbe mai creduto. Onestamente, non penso che la sua nuova deposizione sia più credibile. Proceda con il suo controinterrogatorio, signorina Fay. Non mi è fregato niente di quello. Ti prego, Wright, basta bugie. Controinterrogatorio! Udite! A dire il vero, mi aveva chiamato lui. Abbiamo mai incontrato la vittima prima di allora? No, mai! Ma quel giorno aveva chiamato dicendomi che voleva parlare di Dolly. E chi sarebbe questa Dolly? La mia... che imbarazzo! È la mia dolce metà! Che ti prende, mia? Oh, mi scusi, all'improvviso ho avuto bisogno di dare uno schiaffo a qualcuno. Dahlia Hawthorne era anche la fidanzata di Doug Swallow, la vittima. Prima di incontrare il signor Wright, ovviamente. Uno di quei soliti triangoli amorosi, insomma. Non è vero. Era al dipartimento di farmacologia, quindi siamo trovati lì alle 14:45. È stato il signor Swallow. Che sballo, fratello! A proporre di incontrarla alle 14:45. Sì, siamo arrivati entrambi in orario. Ha detto che la vittima era al dipartimento di farmacologia. Sì, studiava come produrre e migliorare certi farmaci. Tutti lo chiamavano l'alchimista della Lupius. Un alchimista, interessante. Devo ammettere che è una cosa un po' strana. Lui aveva un laboratorio tutto per sé. Un laboratorio pieno di sostanze chimiche e strani macchinari ad alta tensione. Ancora più interessante, sembrava un ragazzo molto ambizioso. Cosa posso fare? Dovrei chiedergli maggiori dettagli? Sull'ora dell'incontro?
Assolutamente sicuro che vi siete incontrati alle 14:45? Sicurissimo, le lezioni finiscono proprio a quell'ora. Ma loro fanno sempre esperimenti, quindi non conta granché. Esperimenti? Sì, quei tizi di farmacologia sono sempre in laboratorio a fare chissà cosa. Beh, sembra molto sicuro tu sull'ora dell'incontro. Continui la sua deposizione, imputato. Abbiamo parlato un po', poi siamo separati intorno alle 15. Di cosa avete parlato esattamente? Beh, ci siamo detti che avremmo dovuto rivederci un giorno. Che avreste dovuto rivedervi? Sì, come no? In seguito, quando sono tornato indietro, l'ho trovato lì per terra. Quindi a un certo punto è tornato indietro? Oh sì, è stato allora che ho trovato il corpo. Sì, ma per quale motivo è tornato indietro? Non era arrabbiato con lui? Beh, certo che lo ero. Allora, signor Wright, ci vuole dire perché è tornato indietro? Ho pensato che avremmo dovuto fare pace. E ciù. A giudicare da questo silenzio di tomba, credo che nessuno gli creda. Prendevo la mazza raffreddore da 2 o 3 giorni. È abbastanza insolito prendere raffreddori in questo periodo dell'anno, non trova? Già, ma per me il passaggio da una stagione all'altra ha sempre un effetto devastante. Forse non dovrei dormire con la finestra spalancata all'inizio primavera, eh? Forse il senso comune non è poi così comune per lui. Lo sta distruggendo comunque. Sì. Mi dica, qualcun altro sapeva che lei prendeva quel farmaco? Beh, prendevo una pastiglia dopo i pasti, quindi sono sicuro che tutti i miei amici ne erano al corrente. Ma ho perso il fragore proprio quel giorno, intorno all'ora di pranzo. Cosa ha mangiato a pranzo il giorno del delitto? Oh? E questo cosa c'entra? Non si sa mai. Ho mangiato insieme a Dolly, eravamo da soli. I piatti fatti in casa di Dolly sono fantastici. Le sue mini omelette sono mega deliziose. Ai, perché mi hai dato un pugno in faccia? Oh, mi scusi tanto. All'improvviso ho avuto voglia di fare del male a qualcuno. Allora, mio? Non saprei. Non ho notato alcuna contraddizione. Mi pare che il giovanotto non sia un bugiardonato, per così dire, ma non possiamo permettergli di dire altre assurdità. Lo so, ma cosa posso fare? Beh, sono sicuro che ci stia nascondendo qualcosa. Informazioni, ecco cosa ci serve più di ogni altra cosa al momento. Io? Ok, qua ricomincia la deposizione. Okay, dice informazioni, quindi dobbiamo incalzare ancora. Aveva mai incontrato la vittima prima di allora? No, mai! Ma quel giorno mi aveva chiamato dicendo che voleva parlare di Dolly. Ma chi sarebbe lo so? Ti prendi via? Ma mi scusi, schiaffone. Vabbè, ci dice sempre le stesse cose, tanto. Quindi questa... niente, quindi siamo trovati lì alle 14:45. Allora chiediamo del laboratorio. Sì, Dipartimento di Farmacologia. Potrebbe dirci qualcosa in più sul Dipartimento di Farmacologia? Oh, certo, anche se non ne so molto. Poco fa ha detto qualcosa di molto interessante. Ha affermato che in quel laboratorio usano strani macchinari ad alta tensione. Esatto, e le assicuro che sembrano molto pericolosi. Usano tensioni particolarmente elevate, quindi ci sono cavi elettrici dappertutto. Cavi elettrici ad alta tensione? Sì, intorno all'edificio ci sono molti pali della luce.
I cavi ad alta tensione circondano l'intero dipartimento di farmacologia. Ho imboccato la strada giusta. Finalmente. Credo che per il momento possa bastare. L'imputato e la vittima si sono incontrati intorno all'ora del delitto. Poi l'imputato è tornato sul luogo del delitto per una ragione sconosciuta. Inoltre, la sua spiegazione riguardante il flacone di farmaci non mi convince. In tutta sincerità, signor Wright, la sua deposizione non è attendibile. Che intende dire? Sapevo che tutto questo era troppo per un dilettante. Tuttavia, resta ancora un mistero da risolvere. Davvero, vostro onore? La dinamica del delitto, ovviamente. Come ha fatto la vittima a morire folgorata? Mi pare che l'arma del delitto non sia stata ancora determinata, giusto? Beh, ecco, io... Ha ragione, vostro onore. Ma allora come è stato ucciso Doug Swallow? Se riuscisse a risolvere questo mistero, forse potrei uscire da questo pasticcio in men che non si dica. Ci sono? Sì. Aspetta, mi sono perso. Stabilisci la dinamica. Sì, che cavolo è staccato. Vostro onore? Sì, signorina Fay. L'inglese secondo Renzi. Credo che mettendo insieme tutto ciò che abbiamo preso finora. Non è in inglese, come li facciamo? Non lo so, I don't touch. Potremmo riuscire a capire come è stato ucciso il signor Swallow. Io già le volevo bene fino un attimo fa. Sarebbe magnifico. C'è una bella differenza con il rosso. Sì, è fatto. Mi è sceso anche il rosso, non ce l'ho mai. C'è una bella differenza tra il giro e il fare cara. Credo che anche una dilettante come lei conosca la regola base dei processi. Gli avvocati difensori devono sostenere le proprie tesi con delle prove. Trentino. Certo che lo so. In realtà me ne ero completamente scordata. Vabbè, sto impazzendo. Ok. Bene, signorina Fay, sentiamo cosa ha da dirci. Mi spieghi come la vittima è stata folgorata? Questo. Sembrerebbe di sì. Salva qua e mostriamo che questa. Sì. Relativamente alla dinamica del delitto, direi che questa foto la dimostra chiaramente. Cosa? Ma in questa foto non c'è nulla che somigli vagamente a un'arma del delitto. Temo che la difesa dovrà fornire una spiegazione più dettagliata. Signorina Fay, dove sarebbe l'arma del delitto in questa fotografia che ha mostrato? Qua. Yeah. Beh, proprio qui, ovviamente. Ma quello è... cosa sarebbe? Un cavo elettrico reciso, vostro onore. Ripensa alla deposizione che abbiamo appena sentito. I macchinari del dipartimento di farmacologia funzionano ad alta tensione, quindi ci sono cavi elettrici speciali praticamente ovunque. Oh, il cavo ad alta tensione. Sì, il cavo ad alta tensione è la causa del decesso. Non muoio. Sì, il cavo ad alta tensione è la causa del decesso, deve essere così. Sembra un'ipotesi plausibile. Allora, signor Payne, ha qualcosa da dire in proposito? Beh, innanzitutto dovremmo complimentarci con il nostro giovane avvocato. Non mi prenda in giro, vecchio. Si calmi, quel cavo ad alta tensione potrebbe essere la causa del decesso, certo. Tuttavia, vorrei che pensasse al vero significato di tutto ciò.
L'unico che avrebbe avuto l'opportunità di usarlo come arma del delitto è proprio l'imputato. E ciù. Indubbiamente. E non è tutto. Abbiamo delle prove. Prove inconfutabili che dimostreranno la colpevolezza del signor Wright. Davvero? Di quale prove sto parlando? Delle sue impronte digitali. Impronte digitali? Sto dicendo che le impronte dell'imputato non sono state trovate solo su quel flacone. Osserviamo ancora una volta la foto della scena del crimine. Come può vedere, la vittima indossa una giacca di pelle. E come saprà bene, la pelle ha quello è il pollo con la pirra. La pelle conserva molto bene le impronte digitali. Ah, intende dire che... Sì, si vede chiaramente nella parte anteriore della giacca, all'altezza del petto. L'impronta del palmo della mano dell'imputato. Cosa? Il signor Wright avrebbe potuto lasciare quell'impronta in un solo modo. Intenzionato a uccidere, ha spinto la vittima verso il cavo elettrico deciso. Guarda tu questo. Silenzio, basta così. Credo che non ci sia più alcuna ragione per continuare questo controinterrogatorio. Ecco, siamo spacciati. Signor Grossberg? Le mie emorroidi non sbagliano mai, per noi è finita mia. Appena ho visto quel giovanotto, ho capito subito che era colpevole. No, non si sbaglia. Il signor Wright è innocente. Non servono altre prove per convincermi della colpevolezza dell'imputato. Vostro onore... Sono pronto a emettere il mio verdetto finale. Ah, già così. No. Ah, un attimo. No spoiler, ma... Ha qualcos'altro da aggiungere, signorina Fay? È davvero questo che vuole, signor Wright? Non ci ha ancora detto la verità, tutta la verità. Nient'altro che... Dicalo, giuro, se non si decide subito a parlare, il giudice formulerà il suo verdetto. Ma io non posso dirlo. Se raccontassi ciò che è successo veramente, io sarei... Tranquillo. Non si preoccupi, signor Wright, sono il suo avvocato, di me può fidarsi. Signorina Fay, qualsiasi cosa dirà, io le crederò e la difenderò fino all'ultimo. Abbiamo già stabilito la colpevolezza dell'imputato. Sì, non è tenuta ad aggiungere nulla. Un momento. Signor Wright, io vi dirò cosa è successo davvero. Ma signor Wright, le ho già detto che non è tenuta a... Sta peggiorando, signor Wright. Io l'ho fatto. Lo ammetto, sono stato io a spingerlo. È colpa mia. È colpa mia se Doug Swallow è morto. Quella ragazza non dovresti vederla più. Ehi, non sono affari tuoi. Lo dico per il tuo bene. Se continuerai a vederla, ti assicuro che finirà male. Bugiardo. Ascolta, c'è una cosa che dovresti sapere su di lei. Smettila. Non azzardarti a parlare di lei in questo modo. Un triplo Kaioken, hai visto? Porco cane. La fatality. Porco cane. Ciò che ha appena detto è la verità? Sì, io avevo paura. Temevo che se avessi raccontato la verità, tutti avrebbero pensato che fossi io l'assassino. Beh, a dire il vero, siamo tutti assolutamente convinti della sua colpevolezza. La prego. Chiedo solo un'ultima opportunità per spiegare. Questa volta giuro di dire tutta la verità. Andrà tutto bene, vero signorina Fay?
Io mi fido di lei. Oh, grazie. Non posso crederci, allora ha davvero spinto la vittima. Sembra che le mie emorroidi stiano ballando il tip tap. Spegniamoci. Io. Deposizione del testimone. La spinta. Quel tipo stava parlando male di Dolly. Ho perso le staffe e l'ho spinto. In quel momento ho sentito un rumore molto forte. Poco dopo essermene andato ho iniziato a preoccuparmi. Quindi sono tornato indietro, ma lui era per terra, morto. Beh, la spiegazione mi sembra molto semplice. Quando l'ha spinta, il signor Svallo ha preso l'equilibrio e ha toccato il cavo reciso, morendo folgorato. Niente di più semplice. Concordo. All'ora del delitto, sul posto c'era una leggera pioggia. Visto che era bagnato, per Doug Swallow è stato più semplice rimanere folgorato. Ma quando l'ho spinto, lì vicino non c'erano cavi elettrici. Altrimenti l'avrei sicuramente notato. È vero, anche un tonto come lui se ne sarebbe accorto. Distrutto. Signorina Fay, l'avverto che se il suo prossimo interrogatorio non evidenzierà nulla di nuovo, intendo formulare il mio verdetto senza ulteriori citazioni. Sono stato chiaro? Sì, sì, vostro onore. Non mollare via. Non mollare mai. No, no. Se è davvero innocente, deve esserci qualche prova che lo dimostrerà. Controinterrogatorio. La spinta. Quel tiro sarà mai Dolly. Cosa le ha detto il signor Swallow, precisamente? Moltissime cose brutte sul conto di Dolly. Ha detto che era una cattiva ragazza. Nient'altro? No, nient'altro. Beh, signorina Fay, ha sentito il suo cliente. Oh, accidenti, cosa così non fa che peggiorare la tua situazione, Wright? Ti prego, le cose sono già abbastanza complicate. Comunque, dopo quelle sue parole, io ho perso le staffe e l'ho spinto. Potrebbe scendere un po' più nel dettaglio? Quel tipo aveva appena finito di dirmi quelle cose. Poi ha indossato la giacca e stava per andarsene. È stato in quel momento che io ho perso il controllo e sono diventata una furia. Gli ho dato una leggera spinta all'altezza del petto. Ed è caduto all'indietro. Ok. E quando l'ha spinto non c'era un cavo elettrico reciso nelle immediate vicinanze? No, assolutamente no. Ma è possibile che lei abbia semplicemente non l'abbia notato? Beh, è possibile. Ma cosa stai dicendo? Non farti mettere le corde da quella mezza cartuccia. Credo che il dettaglio più importante sia il momento esatto della spinta. Prosegua pure con la sua deposizione, imputato. In quel momento ho sentito un rumore molto forte. Un rumore molto forte? Secondo lei di cosa si è trattato, signor Wright? Non ne sono sicuro, ma era davvero molto forte. Un rumore tipo snap! Beh, ora che ci penso mi chiedo cosa fosse. Evidentemente, vostro onore, era il rumore della scossa che ha folgorato la vittima. Come può esserne così sicuro? Cosa dovrei fare? Si tratta di un punto estremamente delicato. Chiediamocelo io, sai. Sì. Signor Wright, quel rumore molto forte che ha sentito potrebbe essere essenziale. Quindi cerchi di ricordare di cosa si è trattato. Come posso spiegarlo? È stato una specie di schiocco molto secco. Non si scagato. Ah, potrebbe essere. Forse era proprio. Sì, cosa potrebbe essere? Presto, ce lo dica! Qua
Quando l'ho spinto, lui ha lasciato cadere l'ombrello che aveva in mano. Ci è caduto proprio sopra, rompendolo. Ecco cos'è stato quel rumore che ho sentito. Un ombrello, eh? Apparteneva alla vittima? Sì, era di plastica, fragile e di scarso valore, proprio come il suo proprietario. Magari avesse avuto anche un ombrello, ero bagnato fradicio. Signorina Fay, che ne pensa? Secondo lei questo dettaglio ha una qualche rilevanza? Sì, perché? Perché lui era bagnato. Perché prima ha detto, visto che pioveva tanto, è stato facile che lui è rimasto folgorato, invece lui era asciutto, che aveva l'ombrello. Ah, okay. Però quindi vuol dire che è stato folgorato dopo. Ah, ok, si può fare, sì, ci piace. Tu che pensavi? Che se no veniva folgorato pure lui, boh. Visto che era bagnato, sarebbe stato folgorato pure lui se era... Anche. Ci siamo, Mia, la nuova informazione che stavi aspettando. Certo che è rilevante, anzi, quell'ombrello non è solo rilevante, è vitale. Chiedo ufficialmente che sia inserito nella deposizione. Ah, semplicemente perfetto. Un'informazione inconsistente per un avvocato inconsistente. La corte accoglie la richiesta della difesa. Imputato, aggiunga questo dettaglio dell'ombrello nella sua deposizione. Dopo che l'ho spinto, lui è caduto sopra il suo ombrello da 4 soldi. Quindi il signor Suolo è caduto sopra il suo ombrello, non è sicuro? Sì, era proprio sotto di lui. In effetti, se non fosse stato sotto di lui, l'avrei sicuramente preso in prestito. L'ombrello? No, lui. Sì, vede, indossavo proprio questo maglione. Lui ha passato molte notti insonni a cucirlo con le sue mani. Non volevo che la pioggia rovinasse il simbolo del suo amore. Non usare il mio stomaco come un sacco da box, Mia. Ah, mi scusi. Prosegua con la sua deposizione, imputato. Ecco perché si è preso Piero. Poco dopo essermene andato, ho iniziato a preoccuparmi. Se n'è andato subito dopo aver spinto la vittima? Sì, è così, lo ammetto. Ero furibondo. Se n'è andato senza neanche accertarsi delle condizioni del signor Svallo? Sì. Ma come ho detto, sono tornato poco dopo. Quindi sono tornato indietro, ma lui era per terra, morto. Ha visto qualcun altro sul luogo del delitto in quel momento? No, nessuno. Santo cielo, quella stupida tosse non potrebbe essere più sospetta. In tal caso è difficile credere che qualcun altro possa essere l'assassino. Se non troveremo qualcosa che dimostri la sua innocenza, mia cara, temo che il giudice prenderà la sua decisione finale senza indugi. Oh, ho capito, signore. Servono altre informazioni che mi aiuteranno a trovare una contraddizione. Incalziamo di nuovo. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Tutte cose brutte, tutta l'attiva ragazza, silenzio. Nient'altro? No, nient'altro. Che l'unica cosa scelta era che l'ombrello era rilevante o meno, e secondo noi lo è. Non penso che non lo sia. Sì. Anche perché l'ha inserito nella deposizione. Perciò è stato lo spinto. Poi ci servono informazioni, non che abbiamo una prova per. Vediamo se c'è. Ok. Tipo Caiocan. Allora, in quel momento che io ho perso il controllo e sono diventata una furia. Caiocan. Le ho dato una leggera spinta all'altezza del petto. Quando ho spinto la scena al cavo elettrico le evidenze? No, assolutamente no. È così.
sempre le 4 soldi. Ecco, sopra il sombrello, bene, è sicuro, questa l'abbiamo già vista, no? Sì, eravamo sotto di lui. No, sì, ok, posso sotto io, no, prestito. Scusate, mi si era buggata la chat. Aspetta, controllo se è tutto a posto. Che da telefono mi si era un po' bloccato. Ah, è vero, infatti, il non bevi non l'abbiamo saltato 10 minuti fa. Non mi dava la notifica. No, non mi è apparso proprio da nessuna parte. Provo a ricaricarla anche da qui. Un secondino solo, amici. Boh. Vabbè, comunque non abbiamo bevuto. In ogni caso non abbiamo bevuto. Ok, l'ombrello. Io non so proprio questo maglione. Dai, l'ha passato a mettere a cucirlo con le sue mani. Vabbè, gli ha menato. Cazzo, toni dappertutto. Io direi facciamo questa svolta e stacchiamo per oggi. Come prima volta va benissimo. Ho iniziato a preoccuparmi. No, scusa, non volevo. Sì. Non c'è niente di nuovo qua. Sono tornato indietro, lui era per terra. Forse qua possiamo mostrare la foto del delitto, perché lui ha dichiarato che l'ha spinto e quindi è caduto all'indietro. Ah. Quindi si è mosso nel frattempo. Ah, ecco, quindi sì. Che informazioni? Allora, ok, l'ho spinto poco dopo e quando sono tornato. Allora, un attimo, salviamo. Sì. No, ho sbagliato, non volevo incalzarlo. Ok, vabbè. Vabbè. Anche perché che altro abbiamo? Il farmaco. La foto quella con lo zoom. Tenevo il farmaco. L'orologio, le 3 e 5. Sono le 3 e 2 tipo. Vabbè, ho detto che siamo andati intorno alle 3. Il farmaco. Però l'orologio è importante secondo me. Perché se sono andati via alle 3, però l'orologio si è fermato alle 3 e 5. Se lui è vero che sono via alle 3. In 5 minuti potrebbe essere. Sono 2 minuti di scarto, tipo, eh. Ma quello è quasi 5 però lì, se lo vedi. Però non sono volato il momento, sì, quindi sì, non sì, avremo sì. modo di. Cioè non adesso almeno, però sì, ha senso sicuramente. Profili, non penso. Comunque che pipì, non lo coccolerei tutto. Vabbè, dopo lo famo. Provo a mostrargli la foto, questa. Sì. No. Però secondo me ha senso come ragionamento. Servono altre informazioni. Informazioni mi dovranno trovare una contraddizione. Non ha prove. A meno che da una prova poi non otteniamo una contraddizione. Aspetta, scusate che ho paura che non mi carichi le cose. Vabbè, tutto a posto. Sta parlando male di Dolly. Perso il staff e l'ho spinto. Lui è caduto sopra il suo ombrello. Nella foto non c'è l'ombrello. Sta qua tipo l'ombrello. Qui è stato spostato. Ah, ecco, okay. Proviamo questo così. Sì. Perché non ci ha parlato subito di quell'ombrello? Beh, se l'avessi fatto avrei voluto controbattere molto prima della tesi dell'accusa, signor Wright. Che intendi dire?
Osservi attentamente la foto della scena del crimine. Secondo il signor Wright, la vittima è caduta sopra il suo ombrello. Tuttavia, guardando bene, vediamo che l'ombrello non è nemmeno vicino alla vittima, ma accanto al palo della luce. Ha proprio ragione. La conclusione è ovvia. Quando l'imputato si è allontanato, la vittima si è spostata. In altre parole, dopo essere stato spinto dall'imputato, il signor Swallow era ancora vivo. No! Porca miseria! Silenzio, 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 la vittima si è mossa? Signor Payne, l'ombrello che si vede in questa foto, dove si trova al momento? Beh, è stato raccolto dalla polizia sul luogo del delitto. Voglio che sia messo immediatamente agli atti processuali. L'ombrello è stato inserito dal visto processuale? Sì. Ma l'ombrello potrebbe essere stato trascinato fin lì da una folata di vento? Provvisora. Secondo la deposizione, la vittima è caduta sopra il suo ombrello. Quindi è possibile che il vento l'abbia trascinato fin laggiù. Chi è? Mamma. Riconosco che questo dettaglio dell'ombrello può sembrare insignificante, ma finché rimane una minima ombra di dubbio, non posso emettere il mio verdetto. No. No. Sì. Comunque non riesco ancora a credere che sia stata aperta una falla così grande nella tesi dell'accusa in seguito alla deposizione del nostro imputato. Testimonianza di Wright inserita nel registro processuale. Ah, abbiamo una testimonianza come prova. Strano, non abbiamo mai avuta. Ben fatto mio. Signor Payne, perché sta ridacchiando in quel modo scemo? Fastidioso. Mi scusi, vostro onore, forse ho preso troppo sotto gamba questo caso e ho sbagliato a pensare di poter raggiungere il mio scopo solo interrogando l'imputato. Pazza, temo di non capire cosa intende dire, procuratore. Mi lasci indovinare, lei ha un testimone. Precisamente, e questa nuova testimonianza sarà incontrovertibile. Ebbene, chi sarebbe questa testimone, l'ombrello? Ebbene, che cosa vuol dire incontrovertibile? La signorina Dahlia Hawthorne. Dahlia Hawthorne? Intende dire Dolly? Sì, vostro onore. La fidanzata dell'imputato ha assistito a tutto. Proprio così, si trova sul luogo del delitto quando l'omicidio ha avuto luogo. Cosa? No, vabbè, ma stava là. Per lei deve essere una doccia fredda, cara. Doccia fredda? Si sbaglia di grosso. In realtà non aspettavo altro. Starà scherzando? Mia, cosa intendi dire? Credo che una pausa sia quanto mai necessaria. Sospendo l'udienza per 20 minuti. Al nostro rientro ascolteremo la testimonianza della signorina Dahlia Hawthorne. Ish. Ok, possiamo fermarci qui, direi. Sì. Salviamo tutto cosa, tutto cosa, tutto cosa. E ci spostiamo qua. Qua. Allora, chiedo scusa per qualche problema tecnico, ma in teoria ci siamo. Vedi, tipo qua la chat si è bloccata. Sì. Poi è arrivata qui, mo non so se... Da telefono me la dà ancora prima, quindi non so se effettivamente ci sia stato qualche altro messaggio. Nel caso vi chiedo scusa, ma a me non appare niente. Non appare assolutamente più niente. Quindi non lo so. Non so cosa sia successo. Forse sarà. Magari qualche problema pure di lui, cioè non è. Non saprei. Un non bevi solo mio. A me pure rimane fino a lì, però tipo sulla schermata questa c'è la chat ed è bloccata a prima, quindi... Ah, vedi quanti ne ha fatti, non bevo, Gigio. Molti messaggi non ce l'ha mandati, raga, scusateci, non dipende da noi purtroppo. Allora, Gigio ha fatto morire di sete la chat, perché... E che sei riuscito a fare, Master Game? In cosa sei riuscito? Aspetta, che metto un altro poco di musichina.
In teoria questa qua di Twitch dovrebbe essere la più attendibile. Ho fatto venire una doppiatrice femminile. Sono un boss. In che senso? Non ho capito. Una doppiatrice femminile. Esplica. Argomenta. Tanto vediamo chi raidare. Avete suggerimenti? C'è Repe che conosco. C'era pure gli Anub prima. Bruno, doppiatrice a doppiare i personaggi femminili di Phoenix. In che senso? Non capisco manco. Ma nel gioco, nel tuo gioco? Cioè, quando giochi tu, intendi? Purple Monkey Studio. Ah, è vero che ieri l'avevamo raidato ed era offline. L'avevamo raidato. Ah, ok, sono contento allora. Non capivo, scusate. Allora, abbiamo il raid. Purple. Ti avevo detto ci sarei riuscito. Non me lo ricordo, però sono molto contento per te. Ora ci sono? Perfetto. Che ieri abbiamo fatto il raid a questo, ma è andato off prima che... Ho iniziato live da poco. Perfetto, andiamo subito. Purple Monkey Studio. Vediamo se va. Ok, sta andando. Va bene amici, allora noi vi ringraziamo tantissimo per il supporto offertoci al primo episodio di questo nuovo gioco. Spero vi sia piaciuto e basta. Sì. Domani penso non ci sia live, oppure la faccio nel pomeriggio, comunque vi faccio sapere, nel caso vi aggiorno su Discord, quindi siate connessi. E niente, per il resto domani esce uno short nel pomeriggio, se barra sera, quando esce. E niente, vogliamo tanto bene, vi auguriamo una serata bellissima e ci vediamo domani.